sono vari studi sul cancro del colon che mostrano che il peso corporeo è associato a un maggior rischio di recidiva, il tema oggi è di parlare dell'influenza dell'alimentazione nella terapia, anche e che mentre l'esercizio fisico riduce il rischio di recidiva. E le differenze sono interessanti, non è che abbiamo delle chiare ipotesi per questo, ma è il colon sinistro che è associato, e la recidiva di tumori insorti nel colon sinistro che sono associati all'overweight, mentre l'esercizio è particolarmente associato alla riduzione della recidiva dei tumori del colon destro. Ci ho cercato di pensarci un po', non mi sono fatto una ragione, d'altronde non se la sono fatta neanche gli autori di questo grande studio. L'esercizio fisico, vedete, non protegge per lo stadio 1, non protegge per lo stadio 4, che è la sopravvivenza, ma protegge nettamente per lo stadio 2 e lo stadio 3. Anche lo studio di Meyerhardt, il primo, quello dei pattern alimentari, trova una protezione da attività fisica, no? Molto netta nella sopravvivenza, e trova un rischio da livelli di insulina. Alti livelli di insulina nel sangue, di C-peptidi in realtà, sono associati ad un maggior rischio, a un rischio doppio di recidiva, vedete, nel quartile superiore di insulina rispetto al quartile inferiore, mentre la IGF-BP1, una di quelle proteine che legano l'IGF di cui parlava la dottoressa Pasanisi, è associata a un minore, più è alta questa proteina, più è basso il rischio di recidiva. E veniamo alla mammella, che è il nostro campo di ricerca. La sindrome metabolica è associata al cancro della mammella. La sindrome metabolica è definita, lo sapete già, circonferenza vita, HDL basso, trigliceridi alti, glicemia alta, pressione alta. Se ci sono tre di questi fattori si dice che c'è la sindrome metabolica. E questi sono i risultati della nostra ANIOLIS, questo è il nostro studio ORDET. La presenza di tre o più fattori della sindrome metabolica è significativamente associata ad un rischio di cancro della mammella nella popolazione generale delle donne in menopausa, questi sono di 2,5 volte superiori rispetto a chi non ha nessuno dei fattori di sindrome metabolica. E la sindrome metabolica è prevenibile. La sindrome metabolica, ci sono studi che mostrano che è legata alle proteine in eccesso, ai grassi saturi, ai trans, ai cibi ad alto indice glicemico, all'eccesso di sale, alle bevande alcoliche, mentre gli omega 3 e l'olio d'oliva sono associati a minore sindrome metabolica, anche se nel sud dell'Italia, dove si mangia molto di oliva, la sindrome metabolica è molto frequente, l'attività fisica e la dieta mediterranea. Di questi sono tutti studi osservazionali, questo è uno studio sperimentale che mostra che la dieta mediterranea tradizionale previene e fa regredire la sindrome metabolica. Il diabete è prevenibile, no? Questo è il grande studio che mostra che la metformina, e questo è un studio fatto in persone non diabetiche ma con una intolleranza al glucosio, la metformina riduce il rischio di diabete, ma lo cambiamento di stile di vita lo riduce più significativamente. E il diabete è associato a un maggior rischio di cancro. Sentite, io temo che siamo un po' avanti nel tempo e che forse non mi conviene presentarvi tutto il dettaglio di quello che avevo presentato, ma vi dico quello che volevo dirvi, poi se c'è qualche domanda, no? Ancora 10 minuti, sì, però non, tutti i fattori modificabili che conosciamo come indicatori di rischio di ammalarsi di cancro della mammella, il livello di androgeni e estrogeni nel sangue, il livello di insulini, i livelli di fattori di crescita, la sindrome metabolica, la dieta ricca di grassi, le bevande alcoliche, il peso corporeo, la vita sedentaria, ci sono studi osservazionali che mostrano che sono anche fattori di recidiva. Per cui le donne con cancro della mammella raccomandiamo di prevenire la sindrome metabolica attraverso la dieta, di ridurre il consumo di grassi, di non bere alcol, di berne molto poco, di dimagrire se sono grasse, di fare attività fisica quotidianamente. Ci sono due grandi studi osservazionali che mostrano, che osservano un'incidenza di recidive della metà in chi fa almeno mezz'ora al giorno di attività fisica, e di più non serve. Volevo parlarvi un pochettino degli studi sperimentali sulla dieta, in particolare
di questi due grandi studi sperimentali pubblicati di recente. Il WINGS è uno studio in cui le donne con cancro della mammella, vedete 2500 donne con cancro della mammella, sono state randomizzate in un braccio in cui si voleva ridurre il consumo di grassi e in un braccio di controllo. Il risultato è stato clamoroso, nel senso che c'è stata una riduzione del 24% di recidive, quindi una potentissima riduzione, pressoché completamente confinata ai tumori recettori negativi. Ma tutti i tumori recettori positivi erano in trattamento con tamoxifen e l'ipotesi è che il trattamento con tamoxifen già otteneva il beneficio che si poteva ottenere con gli effetti metabolici della dieta. Il tamoxifen ha parecchi effetti metabolici anche sull'IGF-1, in particolare abbassa i livelli di IGF-1. L'anno dopo viene pubblicato lo studio WELL, un altro studio che voleva ridurre il consumo di grassi, ha randomizzato 3.000 pazienti e aumentare il consumo di frutta e verdura. E questo studio non vede nessuna protezione. C'è una grossa differenza fra questi due studi, nel senso che mentre lo studio WINGS era una riduzione di grassi e basta, lo studio WELL era uno studio isocalorico, cioè queste donne non avevano il permesso di dimagrire, riducevano i grassi, dimagrivano, si diceva di mangiare di più per non dimagrire, perché nella testa dei ricercatori bisogna isolare le cose. Loro dicevano: noi vogliamo studiare solo i grassi, non vogliamo studiare le calorie, vogliamo studiare i grassi, e allora vogliamo ridurre i grassi, non vogliamo ridurre le calorie totali, senza tenere conto che se riduci i grassi ma non cambi le calorie totali devi aumentare le proteine, i carboidrati o l'alcol, non so. E infatti, se vedete l'andamento nel tempo del consumo di grassi dello studio WINGS, no? C'è nel gruppo di intervento, che è il blu chiaro, no? Nel gruppo di controllo, che è cambiato un pochettino anche lì, e c'è stata una riduzione importante delle calorie, e una discreta riduzione delle calorie, ma soprattutto queste donne mediamente sono dimagrite di quasi 3 kg nel corso dei 5 anni dello studio. Nello studio WELL c'è stata la riduzione del consumo di grassi almeno all'inizio, ma non sono dimagrite, anzi sono aumentate di peso un pochettino. Ed è ben possibile che la differenza di questi due studi sia stata il fatto che non gli era stato permesso di dimagrire. È proprio perché si vogliono guardare un fattore alla volta. Questa è la stessa diapositiva che aveva presentato la dottoressa Pasanisi. Il nostro ragionamento su come il nostro stile di vita influenza il rischio di cancro della mammella, aumentando da un lato la biodisponibilità dell'IGF-1 e dall'altro la biodisponibilità di ormoni sessuali che cooperano per la proliferazione cellulare. Gli ormoni sessuali, gli estrogeni in particolare, aumentano i recettori per l'IGF-1, l'IGF-1 aumenta i recettori per gli estrogeni. Ed è sulla base di questo che abbiamo cominciato gli studi Diana. Primo studio Diana, abbiamo scelto 104 donne ad alto rischio, sane ma ad alto rischio perché avevano alti livelli di testosterone, li abbiamo randomizzati in due gruppi di 52, queste venivano a pranzo o a cena con noi due volte alla settimana seguendo dei corsi di cucina e a queste non avevamo informate sul cambiamento che si faceva nel primo gruppo. E i risultati sono stati importanti e clamorosi, abbiamo fatto aumentare la proteina che lega gli ormoni sessuali, abbiamo ridotto significativamente gli ormoni sessuali, abbiamo ridotto l'insulina dopo carico di glucosio, abbiamo aumentato significativamente le proteine che legano l'IGF-1, non abbiamo modificato l'IGF-1. Poi abbiamo fatto un secondo studio Diana rivolto a pazienti che abbiamo randomizzato per 3 mesi e poi abbiamo invitato però tutte a fare l'alimentazione, la stessa alimentazione per un anno intero, un'alimentazione che riduca i livelli di insulina, poi vi dico che cosa facevamo. E queste donne, abbiamo visto l'effetto ormonale simile a quello delle donne sane, abbiamo visto anche un follow-up, in un follow-up di 6 anni, vedete abbiamo visto un discreto numero di recidive, ma l'incidenza di recidive era molto diversa in chi, pur riducendo il livello di testosterone, era comunque rimasto sopra la mediana, c'erano state numerosissime recidive, 50% di recidive.